Sì, quando si ha una società al 50%, tendenzialmente le cose si risolvono davanti a un giudice, almeno così fanno gli adulti. Alla fine Fedez lo ha detto davvero all'avvocato e la questione Muschio Selvaggio è finita dritta dritta in tribunale. Lo ha confessato Luis Sal poche ore fa, smentendo l'indiscrezione diffusa dal settimanale Chi sull'accordo economico raggiunto dai due ex soci e amici sulla loro società. Nelle scorse ore, infatti, si era diffusa la notizia che Fedez e Luis avessero raggiunto un accordo economico con tanto di patto di riservatezza nella gestione del loro podcast Muschio Selvaggio. Dopo le videoaccuse reciproche dello scorso giugno, sulla vicenda era calato il silenzio, ma l'indiscrezione di Chi ha costretto i due ex soci a tornare a parlare della questione. È così che Luis Sal ha pubblicato un post nell'account ufficiale di Muschio Selvaggio, dove smentisce qualunque tipo di accordo con l'ex socio. Poi svela che la questione è anche finita in tribunale, specificando che Fedez gli avrebbe fatto causa. Post a cui Fedez ha subito risposto pubblicando una storia dove smentisce anche lui ogni forma di accordo e spiega perché la questione sia finita in tribunale. Ragazzi, ciao, ciao 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 a tutti. Allora, confermo anch'io quanto riportato, credo da chi, o non so da chi, non c'è nessun accordo di riservatezza, non c'è nulla, non c'è mai stato nulla, quindi confermo questa cosa. E sì, quando si ha una società al 50%, tendenzialmente le cose si risolvono davanti a un giudice, almeno così fanno gli adulti. E per il resto noi continuiamo a lavorare a Muschio Selvaggio a testa bassa, continuiamo a farlo, le puntate stanno andando molto bene, quindi intanto vi ringrazio e basta, continueremo a fare il nostro noi. Ciao.